Hare Krishna Bhakti Viviana, buongiorno. Buongiorno Bhakti Viviana. Hare Krishna. Timirandasya. Jnananjambhava Sharataya Chakshurumilitandana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatadeshatarne Jayoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitya Sachinandana, Nitya Sachinandana, Nitya Sachinandana, Jaya Nitya Sachinandana, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Shira Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, Shishi Nitai Sachinandana ki jai, Nitai Go Premanande Ariyaribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna Bhakta Luigi, Bhakti Buongiorno, Nvidia, Hare Krishna. buongiorno a te. Abbiamo anche Daniela, Palmira, Emanuele, Valentina, Gabriella e Maurizio. Hare Krishna, devoti. Dunque, oggi vorrei leggere una lezione di Srila Prabhupada intitolata Domande e risposte. È una conferenza pubblica di Srila Prabhupada tenuta alle Hawaii 23 marzo 1969. I devoti, Hare Krishna Vincenzo Maria, Hare Krishna Bhakta Vincenzo Maria, i devoti
hanno intonato un kirtan, poi le preghiere del Premadvani e poi concludono dicendo tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna, tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna, tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna. E Prabhupada dice grazie mille. Poi c'è un'interruzione nella registrazione e Prabhupada riprende la parola, ricomincia la registrazione e legge da una lista, da un foglio, e dice: allora, la prima domanda è: in cosa consiste la pratica che tu predichi, di cui tu parli? Prabhupada dice: sì, stiamo predicando la pratica originale. Pratica significa qualcosa che viene fatto praticamente. E a volte le cose non sono pratiche quando sono innaturali, e le cose naturali, per contro, possono essere praticate molto facilmente. Quindi la nostra predicazione consiste nel riportare l'anima vivente, the living soul, l'anima vivente alla sua condizione originale, the living being. L'essere vivente. La condizione originaria dell'essere vivente è quella di essere parte integrante del Signore Supremo. In quanto tale, in quanto parte integrante, le parti integranti sono destinate a rendere un servizio al tutto di cui fanno parte. Proprio come per dire, no? Questo dito è parte integrante del mio corpo, ci si aspetta quindi che il dito serva tutto il corpo. Quando sento prurito, il mio dito aiuta. Quando voglio raccogliere qualcosa, il mio dito mi aiuta. Allo stesso modo, qualsiasi parte del mio corpo agirà in questo modo. Quando voglio uscire, la mia gamba, le mie gambe cammineranno. Quando voglio vedere qualcosa, i miei occhi aiuteranno. Quindi in questo modo potete capire cosa intendiamo per parte integrante. Lo fate straordinario. Prendi anche materialmente qualsiasi macchina, parte integrante, no? Le parti integranti, proprio come qui c'è una macchina, un registratore, qui abbiamo invece un computer. Ci sono diverse parti. Una parte è necessaria per dare, per esempio, regolare la velocità. Un'altra parte è richiesta per funzionare in un altro modo. Poi fermarsi, riascoltare, quindi ci sono delle parti diverse in una stessa macchina. Allo stesso modo, noi siamo esseri viventi e anche il Signore è un essere vivente e noi siamo originariamente creati per aiutare il Signore. Lui non è che lo richieda, perché lui è completo. Ma solo per fare un esempio grossolano, come richiedeva la parte, la parte integrante, no? Come si richiede da una parte integrante. Ora supponiamo che questo dito non mi stia prestando servizio perché magari è malato. E a volte quindi i medici consigliano: devi amputare questo dito, altrimenti infetterà tutto il corpo. Allo stesso modo, noi esseri viventi, essendo parte integrante del Signore Supremo, quando ci ribelliamo, quello stato di ribellione è da considerarsi la nostra condizione malata. Noi, quando non vogliamo rendere servizio al Signore, bene, quella condizione lì è uno stato che si chiama stato demoniaco. Una condizione demoniaca, proprio come un cittadino di questo stato, è parte integrante dello stato. Un cittadino dovrebbe rendere un servizio allo stato, ma se si rifiuta, viene considerato un traditore o un criminale e viene punito. Analogamente, tutti gli esseri viventi che sono in questo mondo materiale, lo sono perché si sono ribellati. Sono parti integranti, figli del Signore, ma hanno rifiutato di prestare servizio. E si possono verificare delle condizioni. E sono tutti messi, posti in questo mondo materiale. In questo mondo materiale ci sono diverse varietà di esseri viventi.
Ma sono tutti criminali, forse criminali di prima classe, criminali di terza classe, criminali di seconda classe, anche tra i delinquenti nel carcere ci sono delle divisioni. Quindi qui coloro che sono materialmente ricchi sono anche criminali, ma criminali di prima classe. Questa è la differenza. E quelli che stanno soffrendo materialmente sono anche criminali, sono criminali di terza classe, ma tutti criminali. In che senso sono criminali? Qualcuno potrebbe dire. In che senso sono criminali? Poiché uno è ricco e povero e soggetto alle tribolazioni, perché uno è, che sia ricco, che sia povero, è comunque soggetto alle tribolazioni di questa natura materiale. Non significa forse il fatto di essere ricchi che il ricco non morirà. Tutti vogliono vivere, che siano ricchi o poveri. Non è che il ricco non si ammali, tutti vogliono prendere precauzioni contro le malattie. Nessuno vuole ammalarsi, ma tutti si ammalano e tutti muoiono. Non è che il ricco non invecchierà e invece il poveraccio invecchierà. No, no, tutti invecchieranno. Quando nasce un bambino, la condizione all'interno del grembo materno, ermeticamente chiuso, lì, che non può muoversi, noi ce ne dimentichiamo, ma quella è una grande sofferenza, la sofferenza della nascita, no? La sofferenza della morte, la sofferenza della nascita, la sofferenza della malattia e la sofferenza della vecchiaia. Queste sono imposte agli esseri viventi, a chi è criminale. Criminale significa essersi rivoltati contro il servizio del Signore, ribellati al servizio del Signore. Quindi stiamo cercando di mettere in pratica il servizio al Signore, come servire il Signore Supremo. In questo consiste il nostro movimento. Non è un... Che parola è questa qui? Patchwork. Che significa? Chi lo sa? Patchwork. Attimo. Interessante. Patchwork. Non è una cosa così arrangiata. Non è qualcosa di arrangiato, così, di improvvisato. Altre società umanitarie o sociali stanno cercando di dare un po' di lenimento, ma non possono dare vero sollievo alle stringenti leggi della natura, alle costrittive leggi della natura, nascita, morte, vecchiaia e malattia. Vi ricordate ieri parlavamo l'altro ieri, di recentissimo, parlavamo dei 20, sì, ieri mattina, dei 20 elementi costitutivi della Hare Krishna Bhakti Stefania, Bhakti Claudia Maria Teresa, Bhakti Loredana, Hare Krishna, parlavamo dei 20 elementi della conoscenza trascendentale, no? Capitolo 13, la natura, il beneficiario e la coscienza della Bhagavad Gita, versi dall'8 al 12. Krishna elenca 20 elementi. Tra questi che costituiscono una conoscenza. Tra questi elementi c'è la comprensione, la chiara percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali da combattere. Ecco, e quindi sta parlando, no? Ci sono tante società umanitarie che operano nel sociale, stanno cercando di dare un po' di lenimento, ma non possono lenire le costrittive leggi della natura, nascita è come la lenisci, la morte, la vecchiaia, la malattia. Ma stiamo fornendo la cura definitiva alla malattia della condizione di esistenza materiale. Questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita. Mam hi Parthavya Paschritya Yepisyu Papayonaya. In questo mondo materiale, Bhagavad Gita 9.32, in questo mondo materiale si tiene conto delle attività pie o delle attività empie.
Con le attività pie si ottiene un'ottima famiglia, la nascita in una famiglia molto buona, una buona educazione, un bel corpo, Jamaishvari Shauti Shri. Vi ricordate le quattro opulenze, le quattro eccellenze che si possono ottenere grazie alle attività pie, alle attività virtuose, karmiche. Jamma, una buona nascita, Jamma, Aishvarya, ricchezza. Shruti, cultura, Shri, bellezza, c'è chi ne ha una, c'è chi ne ha due, chi ne ha tre, chi le ha tutte e quattro, molto raro. Poi in varia quantità, no? Però queste sono quattro, le quattro eccellenze che si ottengono grazie alle attività pie compiute nella vita precedente. Ma lo Srimad Bhagavatam è interessante. Lo Srimad Bhagavatam, essendo definito il Purana Immacolato, va oltre questi ottenimenti, va oltre queste prospettive, trascende, è il Purana Immacolato. Quindi ci dice, queste quattro cose che pure sono, rappresentano le quattro infatuazioni, tutti sono infatuati di queste cose, bellezza, cultura, opulenza, appunto. Nascita in una famiglia nobile, aristocratica, ricca, famosa, voglio dire, no? Blasonata, bellezza, abbiamo detto. Queste cose sono in realtà definite nello Srimad Bhagavatam intossicazioni. Sono intossicazioni perché ci distolgono dalla vera eccellenza, che è quella del puro servizio devozionale. Quando si è ebbri di queste quattro condizioni, si diventa quindi molto pieni di sé, e in quanto pieni di sé non c'è spazio per nessun altro, figuriamoci per Krishna, figuriamoci, che pure il più piccolo del più piccolo, quindi si accontenterebbe anche del nostro offrirgli queste cose, queste opulenze, queste eccellenze o magnificenze, offrirgliele senza godercele troppo, lui si accontenterebbe, patram pushpam palam toyam, lui anche cose semplici ma con amore, no? Con devozione, è quello che valuta la qualità del nostro amore nei suoi confronti e quindi nei confronti della diffusione di questa stessa mentalità, il servizio devozionale, si accontenterebbe di una piccola vita da omiciattoli e donniciattole in Kali Yuga, no? Si accontenta di questo, però tante volte Prabhupada e i suoi discepoli, famosa una in particolare, la sua santità Bhaktisharu Swami Maharaj, disse: dai questa vita a Krishna, no? Una, dai questa unica vita a Krishna, Krishna poi ti abbuona tutte le altre, no? Piccola vita di Kali Yuga, niente, noi no. Vabbè. Comunque, Jamma Aishvarya Shruti Shri ne parla di Jamma Aishvarya Shruti Shri, rientra nelle preghiere della regina Kunti 1.8.26, dice: mio signore, vostra signoria può essere facilmente avvicinato, ma solo da coloro che sono materialmente esauriti. Esausti, perché chi è sulla via del progresso materiale, cercando di migliorarsi come rispettabili genitori, grande opulenza, alta educazione, bellezza corporea, costoro non possono rivolgersi a te con sincero sentimento. Appunto, sono troppo pieni di sé e non c'è spazio per nessun altro. Quindi Prabhupada riprende la parola e dice quattro cose. Un attimo che controllo Facebook, vediamo che c'è. Hare Krishna, ho visto Jiva Pavana proprio. Ho visto Jiva Pavana per un attimo, ma c'è ancora, sono sicuro. Ok, dicevamo quindi quattro cose: nascita o in una buona nazione o in una buona famiglia, no? Jamma. E Aishvarya significa ricchezza,
Opulenza, Shruta significa educazione e Shri significa bellezza. Quindi questa è la considerazione da un punto di vista materiale, attività pie, attività empie. Attività pie generano queste opulenze. Empietà significa esattamente il contrario, nascita in specie di vita abominevoli, come i gatti, i cani, i maiali, o umani incivili, umani altamente disumani, brutti, incolti, sottoculturati. Queste sono considerazioni, queste sono le, così si valutano le attività pie o empie. Ma ecco qui è il puro devoto che fornisce la visione. Ma che tu sia pio o empio, persino pio, non potrai uscire da queste costrittive leggi della natura, costituite da nascita, morte, malattie e vecchiaia. Quindi la domanda era, no? Qual è la pratica che tu predichi? Quindi noi stiamo educando i nostri studenti a praticare. A praticare il modo per far rivivere, rivivere, ok, rivivere l'eterna posizione costituzionale dell'anima, ovvero quella di essere servitori del Signore. In questo consiste la nostra. Scusate, ho sfiorato il filo e salta tutto, ok? In questo consiste la nostra pratica. Proprio come qui potete vedere che i ragazzi hanno decorato questo posto, questo luogo dove è seduto il Signore. È bello, con fiori, candele, non è molto costoso, ma è così bello ed è molto attraente, vedete? Quindi tutti possono esercitarsi così a casa. È un compito molto difficile raccogliere dei fiori o delle foglie e decorare e avere qualche immagine o statua del Signore, offrirgli dei frutti, dei fiori, è difficile. Tutti possono farlo. E facendo ciò si ottiene la più alta perfezione della vita, ovvero non ritornare più in questo mondo materiale a soffrire di tutte queste inutilità. In questo consiste la nostra pratica. Allora, qual è l'idea di base che sottende la coscienza di Krishna? Ciò significa che originariamente siamo coscienti di Krishna. Krishna, o Dio, è il nostro Signore, il nostro Padre. Noi siamo, abbiamo detto, parti integranti, proprio come i figli di qualcuno, i bambini sono parti integranti, del corpo. Io amo mio figlio, perché amo mio figlio? Perché è una parte integrante di questo corpo. Non amo molto gli altri bambini perché non sono parte integrante del mio corpo. Questo affetto familiare significa che i membri della famiglia hanno un rapporto sulla base del corpo. Perciò da qui nasce questa consapevolezza. Lui è mio padre, lei è mia madre. E i genitori pensano, questo è mio figlio. Quindi da qui scaturiscono dei doveri. Il padre vuole vedere come vengono cresciuti comodamente i figli e anche i figli vedono l'interesse del padre e della madre. Proprio come nella vita familiare abbiamo un certo tipo di coscienza, no? Lui è mio padre, lui è mio figlio, allo stesso modo, se sviluppiamo la nostra coscienza originale, ovvero Dio è il nostro padre e noi siamo suoi figli, allora tutti i problemi cessano. Se Dio è il proprietario di tutto e ogni bambino ha il diritto di godere della proprietà di Dio,
Allora dov'è il problema? Ogni figlio ha il diritto di godere della proprietà di Dio. Dove saranno i problemi? Non ce ne saranno di problemi. Dio è il proprietario di tutto e ogni figlio ha il diritto di godere delle proprietà di Dio. Fine dei problemi. In mancanza di questa coscienza, ovvero della coscienza di Krishna, invece tutti affermano: questo è mio, questo è il mio stato, questo è il mio paese. Aham Amiti. Aham significa io, mamma significa mio. Ma non ha senso, perché niente ti appartiene, tutto appartiene a Dio. Tutti hanno il diritto di vivere nella proprietà di Dio. Questa è coscienza di Krishna. Se a tutti viene insegnata questa coscienza di Dio, non ci sarà più bisogno di queste nazioni unite artificiali. Siamo uniti per natura, siamo già uniti. E Dio è il centro. Perché spendere così tanti soldi in modo artificiale? Siamo già uniti, non solo nella società umana, ma siamo tutti uniti in tutte le società viventi, tutti gli esseri viventi. Perché dovremmo trattare gli animali in maniera diversa? Perché lo fanno? Perché non c'è coscienza di Krishna. Io ho la mia consapevolezza. Gli esseri umani in America sono miei fratelli o miei compatrioti. Dovrebbero ricevere ogni protezione. E perché non le mucche? Non sono nate forse anche in America le mucche americane? Perché vengono invece spedite al macello? Perché non c'è coscienza di Krishna. Non c'è coscienza di Krishna. Quindi questo essere di parte, solo l'essere umano è mio fratello e le mucche e gli altri animali non sono mio fratello. Questa è mancanza di conoscenza. Ma se diventiamo coscienti di Krishna, se prendiamo, accettiamo gli insegnamenti della Bhagavad Gita, la coscienza di Krishna, Krishna dice: Sarva Yonisho Kaunteya Sambhavanti Murtayoya, Murtayoya. In tutte le specie di vita, in tutte le forme di vita, dice Krishna nel 14° capitolo, quante creature ci sono? Beh, sono tutti figli miei. Allora, come puoi trattare gli altri come se non fossero tuoi fratelli? Sono anche tuo fratello. Anche la formica lo è. È in un'altra classe di reclusione. Va bene, ma è solo quello il punto. È un corpo diverso. Anche la formica riceve la tua stessa punizione. Nascita, morte, vecchiaia e malattia. La stessa che hai ricevuto tu. Tu sei un criminale e anche la formica lo è. Ma è comunque sempre un figlio di Dio, come tu lo sei. Questa è coscienza di Krishna. Un attimo che aggiorno la pagina, vediamo che c'è. Hare Krishna Bhakta Matteo, che va la Bhakti, Hare Krishna. Se si diventa coscienti di Krishna, allora Brahma, Bhuta, Prasanna, ma non appena si diventa coscienti di Krishna, allora si diventa gioiosi perché non si hanno più nemici, non si vedono più gli altri come nemici. Tutti sono miei fratelli, perciò non si ha paura. Se io ti divento nemico e tu diventi mio nemico, allora uno diventa nemico, si diventa nemici. Se invece io ti sono amico, tu mi sarai amico. Io ti sono amico, tu mi sarai amico. Quindi una persona cosciente di Krishna non vede nessuno come qualcosa di diverso dai figli di Dio, dall'essere figli di Dio. Non vede, oh, questa persona è figlio di Dio, quello invece no. Questa è a causa della mancanza di coscienza di Krishna. Ogni essere vivente è figlio di Dio. Quindi non si può amare se non c'è questa coscienza. Si può avere l'idea della fratellanza universale, Universal Brotherhood, quello di cui parlava Martin Luther King, Brotherhood, so I have a dream, sogno. Quindi si può amare, si può avere effettivamente l'idea della fratellanza universale solo nella coscienza di Krishna, in nessun altro modo. Altrimenti,
altrimenti è soltanto una falsa propaganda. La vera coscienza di Krishna, quando si raggiunge, conferisce prasannatma, gioia, si diventa gioiosi. Questo è il primo sintomo di quando si diventa pienamente coscienti di Krishna. Prasannatma, Brahma Bhuta prasannatma, nashochati, nakankshati, e non si desidera niente, e non ci si lamenta. Sama sarvesho bhutesho, questo è lo stadio più alto della coscienza di Krishna. Sama sarvesho bhutesho, sama significa uguaglianza, sarvesho, tutto, bhutesho, entità, esseri. Questo è la terza fase. Il primo stadio è gioia. Il secondo stadio è non c'è sentimento di senso di mancanza, di vuoto, quindi non ci si lamenta. Terzo stadio, vedere tutti gli esseri viventi sullo stesso piano. Pandita Samadarshina. Quando si è effettivamente colti, Mad Bhaktim Labhate Param, allora si diventa idonei ad essere devoti del Signore. Diventare devoti del Signore non è così facile. Queste sono le condizioni. L'inizio è la gioia, la seconda fase non si hanno bisogni, non si hanno lamenti. Krishna è mio padre, quindi sarò pienamente supportato, proprio come un bambino, sa, mio padre c'è qui, io non ho mancanze, c'è tutto, prasannatma, perché dovrei desiderare qualcosa? Ci penserà mio padre. Allo stesso modo, la tigre è mio fratello, ma non perché in origine sia mio fratello e allora, non poiché, per il fatto che un'anima va bene, è originariamente mio fratello, però non è che andrò lì ad abbracciare la tigre, non sono mica pazzo, starò molto attento. Lei vive nella giungla, non verrà a invadere la mia proprietà perché, e non andrò neanche ad ucciderla. Perché dovrei andare ad uccidere una tigre? Tutte queste cose nascono dalla mancanza di ragionevolezza, mancanza di coscienza di Krishna. Non mi ha fatto alcun male, lui vive nel suo territorio. Va bene, è incivile, come dire, è feroce, è selvaggia. Ma Dio gli ha dato un luogo, tu vivi qui e non andare lì. E allora tutto bene. Perché dovrei andare ad uccidere una tigre? Non verrà a invadere il mio territorio, lei. Questa è coscienza di Krishna. Perché dovrei uccidere inutilmente un animale? Abbiamo così tanti buoni prodotti alimentari. Krishna mi ha dato cereali, frutta, latte. Le mucche stanno fornendo tonnellate di latte, ma non dicono: ehi, il latte è mio, me lo bevo io. No, ve lo dà come lo dà una madre. E noi cosa facciamo? Uccidiamo le mucche. Questa è mancanza di coscienza di Krishna, uccidiamo la madre. Quindi noi insegniamo tutte queste cose ai nostri studenti che così diventeranno coscienti di Krishna. Questa è la risposta alla prima domanda, eh? Hare Krishna Fabrizio. Hare Krishna. Seconda domanda. I membri della ISKCON parlano di serenità, di tranquillità e beatitudine. Prabhupada prende la parola e dice: questo l'ho già spiegato. Se sono addestrato nella coscienza di Krishna, allora sono un uomo sano di mente, non sono un pazzo, perché conosco la mia posizione, so cosa è Dio, cosa sono gli altri esseri viventi, cos'è questo mondo. Cos'è questa natura materiale? Il tempo? Quali dovrebbero essere le mie attività? Questa è conoscenza completa, perché la coscienza di Krishna insegna queste cose. Cosa è Dio? Cosa sei tu? Cos'è questa natura? Cos'è
Cosa c'è oltre la natura? Quali altre cose ci sono? Coloro che non sono coscienti di Krishna non lo sanno. Sono rane nel pozzo che valutano semplicemente: ah, quest'acqua, questo pozzo, ha questo volume, c'è questo spazio, questa è la mia casa. E quando gli vengono fornite informazioni a proposito dell'Oceano Atlantico, non ci crede. Che l'Oceano Atlantico? Ma che assurdità è? Ma è molto, molto grande, gli dice qualcuno. Allora lui cosa fa? La rana, che ha sempre vissuto all'interno del suo pozzo, dice, inizia a calcolare l'acqua del suo pozzo. Vabbè, questo pozzo ha il mio pozzo ha queste dimensioni. Forse che l'oceano di cui tu parli è il doppio? Ma no, ma molto più grande, il triplo, il quadruplo, ma che calcola, calcola così. Non è il giusto modo per calcolare sulla base dei propri riferimenti, no? Questi scienziati materialisti stanno semplicemente speculando proprio come fa una rana in un pozzo quando qualcuno gli parla dell'oceano, le parla dell'oceano. Non sanno, né hanno i mezzi, ma una persona cosciente di Krishna lo sa. Come lo sa? Perché riceve le informazioni da Krishna. Atava baunaitena, kim gyatena tavarjuna, vishtabhyaham medam kritsnam, ekam shena stito jagat. 10.42 della Bhagavad Gita. Ora, questo mondo materiale è semplicemente una frazione della mia creazione. Che cos'è questo mondo materiale? Questo mondo materiale non possiamo nemmeno stimare un universo, lunghezza, larghezza, quanti pianeti vi sono contenuti, come funzionano. Non abbiamo informazioni. Eppure siamo così orgogliosi del progresso nella conoscenza. E ce ne sono innumerevoli di universi. Tutti insieme si chiama mondo materiale, yasya prabha prabhavato. Nella Brahma Samhita otteniamo questa informazione. Yasya prabha prabhavato jagadanda koti. Jagadanda significa universi. Koti significa innumerevoli, centinaia di migliaia moltiplicati per altri cento, cento e ancora cento. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha detto che questo universo, questo nel quale siamo noi, è un granello di seme di senape in un sacco pieno di semi di senape. Provate a immaginare, qualcuno può contare qual è il numero dei semi di senape in un sacchetto da una un sacco da una tonnellata o da 2 tonnellate? Innumerevoli. Si trova al di là della nostra esperienza e ce ne sono tanti universi, proprio come impacchettati all'interno, contenuti all'interno di un sacco. Questo si chiama mondo materiale, il sacco. Che dire del mondo spirituale? Il mondo spirituale è almeno 3 volte più grande di questo mondo materiale. Quelle informazioni le otteniamo dalla Bhagavad Gita, Ekam Shena Stito. Ekam significa uno, una parte. Tu prendi per esempio una parte. Questo mondo materiale è solo un quarto dell'intera creazione, il resto è rappresentato dal mondo spirituale. Nel mondo spirituale ci sono anche innumerevoli pianeti e innumerevoli esseri viventi, così come, come ho già spiegato, questo mondo materiale è proprio come una prigione per criminali. Il nostro dipartimento criminale dello Stato, lo chiamiamo prigione, no? Carcere non è co grande come lo Stato, è solo una parte, una piccola frazione all'interno dello Stato. Forse magari ci vivranno anche centinaia di persone o anche migliaia, ma lo Stato è molto più grande. Cioè sono più le persone che vivono fuori di quelle che vivono dentro, no? Quindi la prigione fa parte dello Stato. È organizzata dallo Stato, ma
si trova all'interno dello Stato e contiene solo una piccola parte di esseri viventi che sono appunto i criminali. Allo stesso modo, lo Stato del Signore è così grande, lo Stato nel senso il territorio, e anche se gli esseri viventi criminali gli esseri viventi criminali vivono solo in un angolo di questo grande territorio. Questo mondo materiale è in un angolo. Quindi, quali informazioni possiamo ottenere su Dio? Dio è grande? Sì, lo sappiamo, lo apprendiamo, no? Diciamo semplicemente in teoria, ma non sappiamo quanto è grande e come agisce, come opera la sua grandezza. Non lo sappiamo. Ma le persone coscienti di Krishna, poiché ottengono la conoscenza direttamente da Krishna, possiedono tutta questa conoscenza. Quindi la loro conoscenza è perfetta, perché la ricevono da Krishna. Quella frase famosa, no? Quell'obiezione. Cosa pensate di avere? Come si dice? La conoscenza, le risposte in tasca, la verità assoluta in tasca. Avete la verità in tasca? Può riceverla questa conoscenza. Questa conoscenza proviene da Krishna, mica l'abbiamo creata noi. Basta ascoltare e si riceve questa stessa conoscenza da Krishna. C'è tanto qualunquismo, tanta superficialità in questo mondo materiale. Più si va in profondità, più si viene visti come piccoli, si è piccoli per chi resta in superficie, giusto? Allora, immaginiamo di stare in acqua, no? E qualcuno decide di andare in profondità, ben equipaggiato, scafandro, va giù, 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 giù. Più scende in profondità, più per chi rimane in superficie, quella persona diventa piccola, 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 piccola. Piccola, piccola significa insignificante, significa che a un certo punto non la vedi neanche più. Quindi più andremo in profondità, più inevitabilmente tutti coloro che rimarranno in superficie ci vedranno piccoli. Ma che devi fare? Così funziona. Altra domanda, vediamo se facciamo in tempo a finire di leggerne la risposta. Se una persona dovesse iniziare a studiare le tecniche ISKCON, a cosa dovrebbe rinunciare? Controllo internet, Hare Krishna Ginevra, Mary, Alessandro, Hare Krishna. Vediamo, ma se si dovesse iniziare a studiare dovessero iniziare a studiare le tecniche della ISKCON, a cosa si dovrebbe rinunciare? Arrendersi, Prabhupada dice, arrendersi significa la prima fase della resa consiste in questo. Abbandonare l'idea di essere questo corpo materiale. A cosa si dovrebbe rinunciare? La prima cosa a cui devi rinunciare è l'idea di essere questo corpo materiale. L'idea assurda, io sono questo corpo. Questa idea assurda è la radice di ogni fraintendimento, di ogni malinteso. Quindi si deve rinunciare a questa coscienza corporea e naturale. Questo è l'inizio degli insegnamenti della coscienza di Krishna. La Bhagavad Gita insegna ad Arjuna. Arjuna era sopraffatto dall'affetto familiare. Ma come posso scontrarmi contro i membri della mia famiglia? Sono miei fratelli. Quindi questa concezione, la concezione corporea, fu prima di tutto, per prima cosa, sradicata nella Bhagavad Gita. Krishna fece una conferenza e Arjuna parlava discutendo con Krishna, ma se io uccido la mia famiglia, uccido i membri maschi, i membri femminili, poi rimarranno senza marito.
saranno contaminati, ci saranno figli indesiderati, abuseranno di loro e questo e quello. Così tante obiezioni, no? La persona materialista può avanzare queste obiezioni, parlava in questo modo, come un uomo di saggezza, ma Krishna, la prima cosa che fece è rimproverarlo, castigarlo, eh? Castigarlo, casto. Iniziò il processo per renderlo casto spiritualmente. Casto perché? Perché essenzialmente l'anima, subordinando tutto ai propri interessi, che poi sarebbero gli interessi di Maya, praticamente si prostituisce, si svilisce, svilisce la propria immensa preziosità, subordinandola all'illusione. Quella è la definizione di prostituzione, no? Si svende. Quindi Krishna, la prima cosa che fece è castigarlo, ovvero diede inizio al processo per renderlo casto, castigare. Non proprio all'inizio, dice Prabhupada, perché effettivamente all'inizio ci furono discorsi amichevoli, ma quando Arjuna si arrese a Krishna, disse Krishna, Arjuna a un certo punto disse nel 2.7, non considerarmi più un tuo amico, considerami tuo discepolo. Ti accetto come mio maestro spirituale, insegnami, ti prego. Questa relazione tra maestro spirituale e studente, lo studente è chiamato Shisha, Shisha, la parola sanscrita è Shisha. Questa parola deriva dalla radice Shas, Shas significa regnare, da Shas, di Shastra, Shastra significa libri autorevoli. Shastra. Questa è la derivazione etimologica. Shastra significa armi, armamenti. Shastra, proprio come la spada e i fucili, sono chiamati Shastra. Lo Stato possiede dei libri di legge, libri autorevoli, e chi non obbedisce ai libri di legge, chi non obbedisce ai libri di legge, poi contro di lui sarà usata la pistola o la spada. Queste due parole significano accettare l'autorità. Quindi Shisha, Shisha significa colui che accetta l'autorità del maestro spirituale, che accetta volontariamente le affermazioni o la punizione. Ecco ancora, punizione del maestro. Il maestro spirituale punisce. Anche qui, punizione viene da pugna, che significa rendere puro. Il maestro spirituale opera sul discepolo, a volte anche punendolo, per renderlo pugna, per renderlo puro. Questo si dice, significa Shisha, si acconsente volontariamente al maestro spirituale, iniziazione spirituale. Questo rappresenta l'inizio, l'accettazione volontaria del maestro spirituale. Ciò significa che ci si dovrà attenere agli ordini del maestro spirituale. Ordini, la parola ordini mette ordine nella vita del discepolo. Questo si chiama accettazione del maestro spirituale, Shisha. Shisha significa accettare volontariamente le sue affermazioni. Tutti sono liberi. Se ti dico qualcosa, perché dovresti accettarla? Pertanto viene eseguita questa cerimonia formale di iniziazione. Mio caro Signore, il discepolo promette, io mi atterrò ai tuoi ordini. Quindi Krishna fu accettato da Arjuna come maestro spirituale, solo al fine di insegnargli, di ricevere il vero dovere su quel campo di battaglia. Così, a quel tempo, il primo Shisha, Shasana, si pronunciò castigando Arjuna con queste parole. Mio caro Arjuna, disse Krishna, parli come se fossi un uomo molto colto. Ma nessun uomo veramente colto parlerebbe come stai parlando tu. Cosa significa? Che sei uno sciocco. Lo ha detto molto educatamente, stai parlando come se fossi un uomo molto erudito, ma le tue argomentazioni sono di terza classe. Nessun uomo è veramente erudito, prenderebbe molto sul serio queste tue argomentazioni. Cioè quali?
Concezioni corporee della vita, queste erano le argomentazioni di Arjuna di terza classe. Parli proprio come un uomo molto erudito, ma il tuo centro di attività è sempre il corpo. Ma questa non è cultura, non è il sintomo di un uomo molto istruito. Se prendiamo questo come riferimento, come parametro di cultura, beh, difficilmente troveremo un uomo istruito, colto in questo mondo. Forse uno, perché tutti sono assorti in questa concezione corporea della vita. Tutte le loro idee, nazionalità, umanità e quel dovere, quell'altro dovere, tutto, tutto incentrato sul corpo, yasi atma buddhi, una petri datuche, come ci dicevamo ieri, no? Il sacco, un sacco di protoplasma. Siamo questo, no? Il corpo è questo, è un sacco di protoplasma. Stanno accettando questo sacco di pelle e ossa, lo accettano come se fossero se stessi, la vera persona. L'anima spirituale, l'anima spirituale è forse qualcosa di così scadente da essere ridotta ad essere una borsa di pelle, ossa e un po' di feci, un po' di urina, una combinazione di queste cose? Che sciocchezza! Quindi difficilmente troverete un uomo sano di mente, ovvero un uomo veramente erudito in questo mondo, vedete? Quindi il primo insegnamento è: tu non sei questo corpo. Questo è l'inizio, l'esordio dell'insegnamento di Krishna, che è proprio il verso che leggevamo ieri, Dehino smiyata de komaram yovananjara tatade hantara praptir dhirastatra namoyati, 2.13 della Bhagavad Gita, verso che andrebbe veramente imparato a memoria. Mio caro Arjuna, ti atteggi a uomo molto istruito, ma un uomo veramente istruito, colto, erudito, non è disturbato, perturbato da questo cambiamento di corpo. Dà un bell'esempio, Krishna, proprio come un bambino che cresce, no? Crescere significa cambiare corpo in realtà. Un bambino nasce così piccolo, pochi anni e diventa così grande. Dov'è quel corpicino iniziale? Non c'è più. Puoi dire quello che vuoi, ma quel corpo non c'è più. Ora ce n'è un altro corpo. Poi lo stesso bambino diventa giovane, un giovanotto. Dov'era quel corpo di prima? E lo stesso uomo poi diventa vecchio. Dov'è quel corpo di giovane? Non c'è più. Quindi ogni secondo il corpo se ne va, ma l'anima è lì. Cioè non è lo stesso corpo che, come un palloncino, diventa sempre grande, no? E poi si stabilizza quella grandezza. Quindi ogni secondo il corpo se ne va, ma l'anima è lì. Per esempio, possiamo ricordarci, quando ero bambino, ricordo che facevo sempre quella cosa lì, qualcosa. Sì, ma dov'è quel corpo? Quel corpo è andato, ma io resto, io rimango. Perché rimango? Perché sono eterno. Ho cambiato il mio corpo, ma io ci sono ancora. Allo stesso modo, quando cambierò questo corpo, ci sarò ancora. Questo è l'inizio della conoscenza. E se durante questa esistenza cambio così tanti corpi, tanti, tanti, è una facile conclusione, è naturale, quindi, quando cambierò questo corpo, alla morte, io resterò ancora. Potrò finire in un altro corpo. Questa semplice logica è sufficiente perché un uomo sano capisca che l'anima è eterna. Il corpo invece è artificiale, è un vestito. E cambiando d'abito mica si muore, si è eterni. Si è eterni. Sono le 7.43, ci sarebbe un'altra domanda, però possiamo fare una cosa. Possiamo rivederci questa sera e continuare la lettura.
di questa lezione, dice la preoccupata, cioè, aspetta, c'è un'altra domanda, la domanda è il canto del mantra di Krishna, è la risposta per vivere con successo nel mondo di oggi? Vediamoci la preoccupata, vedremo, ci la preoccupata che risponderà, poi dice, quanto costa il vostro corso di studi? Altra domanda, cosa si dovrebbe sapere della coscienza di Krishna? È qualcosa di mistico? Poi un'altra domanda è, i membri dell'ISKCON parlano sempre di felicità, ma quindi i seguaci della coscienza di Krishna non si arrabbiano mai? Beh, voi che oramai siete esperti di Upadeshamrita del primo verso, saprete già la risposta, ma ovviamente ascolteremoci la preoccupata quali ulteriori informazioni. Poi dice, Maharishi Mahesh Yogi aveva un piano per iniziare ad insegnare alla gente a 16 anni. Questa è un'altra domanda. Poi, l'ISKCON accetta persone giovani? Qual è il significato del cibo che si mangia durante i programmi, durante le occasioni di incontro della ISKCON? L'ISKCON crede nella reincarnazione? Perché agli studenti di Krishna viene dato un nome spirituale? Quali sono i piani futuri dell'ISKCON? Qui, alle Hawaii, verrà costruito un tempio? Tutte queste domande. Se vorrete, potremo ascoltare insieme, felicemente, le risposte oggi pomeriggio alle 18:30 o 18:45. Vediamo un po' di cosine da fare. Vediamo. Allora, tanto Fabrizio, Hare Krishna, Mary, vediamo se c'è qualcuno che ha scritto qualcosa. Daniela che va via. In Ginevra dice già, esci la preoccupata. Fabrizio, Hare Krishna. Bhakta Matteo, Kevala Bhakti, Claudia Maria Teresa, Bhakti Stefania, Loredana, Vincenzo Maria, Emanuele, Palmira, Ambojashi. Vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa. Monica, Hare Krishna Monica. Va bene, devoti, a posto così allora. Se non c'è nessuno che vuole dire niente, qualcuno vuole dire niente? Oh, Enzo! Hare Come Krishna, Enzo! stai? Bene, bene, molto meglio, molto meglio. Tu Guarito? dove sei tu? Dove Rodi. sei? Rodi. A Rodi, Hare Krishna. Bene, grazie per esserti collegato. Così, come si dice, chiudiamo in bellezza. Va bene, grazie devoti, grazie a tutti quanti. Luigi vuoi dire qualcosa? Viviana, stavate per dire qualcosa? Io nulla, grazie. Bene, grazie a voi. Quindi questa sera poi ci rivediamo per ascoltare queste nuove domande che hanno rivoltoci la preoccupata alle Hawaii. Quindi siamo a Hawaii, 1969, 23 marzo 1969 alle Hawaii. Hare Krishna devoti, buona giornata, buon prosieguo di giornata in coscienza di Krishna, meditando su queste meravigliose risposte. Dici la preoccupata. Hare Krishna devoti. Ci vediamo Ciao, più ciao, tardi. Hare Krishna Enzo, grazie a voi. Arrivederci, ciao. Dai, Krishna Devoti. A più tardi. Hare Krishna Vanita Kapoor, Hare Krishna. Vincenzo Maria, Hare Krishna, grazie a voi. Hare Krishna Viviana. 18:30 o 17. 18:30 o 18:40? Scusa, hai ragione, 17:30 o 17:40. Grazie, bravissima. Grazie che me l'hai fatto sapere. Hare Krishna, Gabriella, Maurizio. Hare Krishna, buona giornata a voi. Sì, giusto, 17:30 o 17:40? Oppure 17:45? Hare Krishna. Madre Krishna. Dai, esci da proprio.